aver superato il turno contro le Mens ed essersi aggiudicata l'accesso ai quarti di finale nella Basketball Champions League, la Dinamo Sassari ospita l'Olimpia Milano di coach Repesa nel posticipo della settima giornata del girone di ritorno. Le mitiche scarpette rosse rimangono in vantaggio per l'intero match, guidati dall'ex di turno Rakim Sanders, Hickman e McLean. Ottima partenza per Gani Lawal, autori di due stoppate consecutive su Pascal Radulisa. Rompe il ghiaccio a Bass ed è subito mini break per i milanesi, condotti da McLean, Sanders e Hickman. Ben e Lawal cercano di tenere a galla i padroni di casa, ma la prima frazione di gioco si chiude per 17-23. Nel secondo quarto, Leiti e Stipcevic accorciano le distanze, riportando i bianco-blu ad un solo possesso, e i biancorossi non ci stanno. Firmano un più 9 grazie all'apporto di McVan, Abbas e Sanders. I sassaresi cercano di rimanere ancorati. Lessi e Leiti provano ad accorciare le distanze, ma Hickman manda le squadre negli spogliatoi sul 35-44. Al rientro dall'intervallo lungo, l'Olimpia Milano mostra tutta la sua tecnica e tutto il suo predominio fisico. Pascolo porta in avanti i suoi di 14 lunghezze, ma Stipcevic, Lideka ed una tripla di Bell accorciano le distanze. Nell'ultima frazione di gioco, la Dinamo si avvicina agli ospiti con la grinta di Lawal e Brian Sacchetti. E grazie ai suoi canestri, i padroni di casa si avvicinano almeno uno. Cinciarini e McLean allungano, coach Pasquini chiama time out e a 4:29 dal termine il tabellone segna 64-69. Ancora McLean che segna dalla lunetta e l'Olimpia Milano è ancora in vantaggio. I sardi cercano di accorciare le distanze con Savanovic, ma Hickman infila la tripla che decreta la vittoria dell'Olimpia Milano per 75-82. Coach, le chiediamo il suo commento sulla gara. Onestamente, questi programmi che sono dietro di noi, trasferta e partita Caserta, trasferta e partita a Vittoria, una partita, una trasferta molto scomoda, sai, con due cambi di volo, con Pullman due volte. Trasferta a Tel Aviv, dove i ragazzi sono svegliati o hanno lasciato l'albergo alle 3 mattina, e con due partite difficili a casa, sicuro che aspettavo una partita molto difficile e molto dura, prima di tutto dal punto di vista energie. Tutti sappiamo che siamo abbastanza forti e questa stanchezza che sicuro ha fatto danni. Ma i ragazzi sono stati veramente bravi, abbiamo gestito la partita molto bene, abbiamo giocato molto bene, difesa prima di tutto, difesa perché è stata molto meglio rispetto all'ultimo periodo. Ieri prima della partenza abbiamo fatto veramente un ottimo allenamento, parlando solo pick and roll difesa, perché a Tel Aviv abbiamo subito 53 punti dopo pick and roll, e oggi abbiamo fatto molto molto bene. Ci sono periodi stati come il primo tempo, due palle perse, due situazioni in transizione dove ha messo triple, come uguale il secondo tempo dove sono avvicinati, ma uguale là, siamo stati calmi, siamo stati bravi, siamo riusciti a controllare la partita, a rimanere attenti, concentrati, e secondo me con pieno merito andiamo a casa con due punti. Federico Pasquini, coach, come sempre il tuo commento sulla gara. Buonasera a tutti. È stata una partita che si è decisa su il balzo offensivo e le palle vaganti del secondo quarto, che sono quelle che hanno creato il gap dell'intervallo, e poi dopo, quando abbiamo fatto tanta fatica per tornare un tiro, ci siamo fatti prendere da un pochino di accelerazione a livello di esecuzione.
non siamo stati bravi a trovare lì quelle che erano le soluzioni che volevamo, siamo andati un po' fuori equilibrio dal punto di vista offensivo e gli abbiamo consentito a loro di riprendere a segnare, lì c'è mancata l'energia per reggere, perché hanno fatto molta fatica prima. Complimenti a loro, sono stati bravi, ci hanno tolto i nostri punti di riferimento a livello offensivo, facendo una difesa aerolega, una difesa fisica, una difesa tosta, i primi contro Salanovic e poi anche sugli esterni, perché ogni situazione di tiro è stata molto complicata, molto complessa da dover raggiungere, Abbiamo provato a mischiare le carte, però contro loro non è bastato, per cui questa è la mia design sopra.